livello di campionati mondiali è nettamente al comando del medagliere assoluto, anche davanti agli Stati Uniti e alla grande Russia. E allora ormai siamo veramente pronti per il primo confronto della serata tra quelli che vi proponiamo in diretta. Subito grande spettacolo con due pugili reduci dall'Olimpiadi di Pechino del 2008, dell'anno scorso. Siamo nella categoria dei pesi mosca. Vincenzo Picardi contro Jean-Pierre Hernandez Gonzalez, ma prima abbiamo un graditissimo ospite, Mike Bongiorno con Andrea Paventi. Andrea. Sì Mario, con Mike Bongiorno, grande appassionato di pugilato, perché se non ricordo male nel passato di Mike Bongiorno c'è proprio il pugilato. Eh sì, quando ero all'inizio della mia carriera a New York facevo tutte le radiocronache, telecronache per l'Italia. Io ho fatto le telecronache dei più grandi match. Joe Walcott contro Joe Louis, tutti i più grandi li ho fatti io. E questa sera sono curioso di vedere come se la cavano i nostri ragazzi italiani. Dobbiamo spingere il pugilato italiano. E vedo che veramente c'è tanta bella gente qui questa sera. Guarda che spettacolo. C'è una cornice molto bella, tutto esaurito, possiamo dire quasi, qui al Palalido. Cammarelle e Clemente Russo sono le grandi star, visto i successi ai mondiali prima e alle Olimpiadi dopo a Pechino. Ecco, bene, questo è un inizio, poi mi pare che a settembre abbiamo il clou di tutta questa manifestazione. Va bene, comunque io mi auguro che i nostri ascoltatori seguano con interesse tutto quello che noi faremo a Sky per quanto riguarda il pugilato. Adesso però basta l'intervista, perché qui sta arrivando l'altro e non dobbiamo disturbare. Ciao a tutti. Ha ragione Mike. Mario. Grazie Andrea, grazie a Mike Bongiorno, sempre sagace, sempre simpatico. E dunque fa l'ingresso ora nel Palalido di Milano Vincenzo Picardi, eccolo qui. Medaglia di bronzo a Pechino l'anno scorso e medaglia di bronzo anche 2 anni fa ai mondiali di Chicago. Dunque pesi mosca, limite della categoria 51 kg, vi ricordo si combatte sui 3 round da 3 minuti se tornati su questa distanza. Vi dicevo in apertura questi dual match davvero importanti per arrivare preparati a dovere al grande appuntamento dei mondiali, dei 15esimi mondiali dilettanti che si terranno appunto al Forum di Milano nel prossimo settembre, mondiali ai quali la nazionale azzurra arriverà non solo come padrone di casa ma anche come squadra che vanta ben 2 campioni in carica e poi anche un vice campione e un bronzo che poi è il qui inquadrato Vincenzo Picardi. Dunque una marcia d'avvicinamento tutta da gustare con questi dual match che Sky vi propone ogni mese. Abbiamo già visto il confronto col Brasile, il mese scorso quello importantissimo contro un altro squadrone, quello russo, e stasera tocca ai maestri cubani. Poi vi ricordo, dopodomani a Modena si replicherà, si combatte sempre sulle 2 serate e noi venerdì prossimo vi proporremo in differita la seconda serata di Italia-Cuba. Ma vediamo allora a questa sfida, Vincenzo Picardi ovviamente in azzurro, i pugili italiani saliranno sul quadrato sempre con questi colori a noi molto cari, il rosso i cubani. Vedete subito artiglierie pesanti in azione. Sono due pugili, vi dicevo, reduci dall'Olimpiade di Pechino, ma dal podio, perché se vi ho già ricordato il bronzo nei pesi mosca di Vincenzo Picardi, va ricordato anche il bronzo conquistato da Jean-Pierre Hernandez Gonzalez, bronzo olimpico a Pechino nella categoria inferiore, quella dei mini mosca. Adesso il cubano, 24enne dell'Havana, è salito di categoria e combatte appunto anche lui nei pesi mosca. E vediamo un po', davvero una sfida importantissima, potrebbe benissimo valere nel prossimo settembre una medaglia. Intanto sentite Vincenzo dagli spalti, davvero un grandissimo colpo d'occhio stasera al Palalido di Milano, migliaia e migliaia di spettatori, c'è quasi il tutto esaurito, davvero davvero, quando la box è grande come questa sera
il pubblico risponde sempre con grande passione, entusiasmo e competenza. Guardia destra, vedete il cubano con il destro proteso in avanti, Picardi continua a cambiare guardia, un po' adesso in guardia normale, prima era in guardia destra anche lui, nel tentativo di confondere un po' le idee al rivale. Prova a punzecchiare col jab destro Hernandez Gonzalez. Tocca con il gancio destro Picardi. Prova a rientrare su un'andata a vuoto di Picardi il cubano, ma il suo colpo non è stato efficace. Prende la misura col destro, spara al sinistro Hernandez, ma non trova il bersaglio. Ora è all'angolo, Picardi lo pressa, ma finisce il primo round. Una leggera preferenza per Picardi, ma sentiamo Damiani. Ecco, devi chiudere, non basta solo uno forte, non ti ingassare con il colpo singolo forte. Forte, uno, due, tre, forte. Hai capito? Devi portarlo tre, devi andare avanti con le gambe, come hai fatto adesso. Uno forte, uno, non due, non e parlare, uno forte. Respira bocca. Bravo, bravo, va bene. Allora, sciolto il primo colpo. Ok, sciolto, lo tocco, sciolto, sciolto. Colpo forte, ma no, uno forte. Avete sentito Francesco Damiani, all'angolo azzurro c'è anche Raffaele Lello Bergamasco che è stato recentemente promosso commissario tecnico della Nazionale Azzurra, Damiani è diventato direttore tecnico di tutte le nazionali e può iniziare la seconda ripresa, l'arbitro è Licini di Como. Vedete, avanza sempre a piccoli passi Jean-Pierre Hernandez Gonzalez, che ha sulla maglietta ancora la scritta 48 kg, cioè il limite della categoria inferiore, quella dei mini Mosca. Vi ricordo, ormai è diventato, è salito tra i Mosca sui 51 kg. Molti colpi a vuoto da ambo le parti, tocca con il sinistro Picardi, poi manca il destro largo. D'altronde, insomma, due pugili, ripeto, a livello di pesi mosca sono tra i migliori in assoluto. Per un attimo tocca col guantone il tappeto, ovviamente non si tratta di nulla di importante, si può riprendere senza problemi. Un match che ancora non vede il predominio netto di uno dell'alto pugile. Entrambi stanno provando l'iniziativa, ma stanno mettendo in mostra anche in mostra buone doti difensive, schivano i colpi molto mobili sia sulle gambe sia sul tronco. Ancora va vuoto Picardi, prima col destro e poi col sinistro, non ne approfitta il cubano Hernandez Gonzalez. Tutti i cubani portano due cognomi, quello del padre e quello della madre, come succede anche in Spagna. Qui una buona azione a due mani di Picardi che raccoglie l'ovazione del pubblico. Si incrociano spesso i colpi. Centro del ring sempre tenuto dal cubano, ma Picardi è
sempre pronto ad improvvise accelerazioni. Vedete però tantissimi colpi a vuoto. Difettano un po' in precisione i due pugili. Due volte col destro Picardi. E suona il gong, si sente poco il gong, stasera c'è molto calore. E sentiamo Damiani. Così, ascolta, respira bocca aperta. Respira, molto tirato, bravo. In scioltezza, non irrigidirti, non cercare di portare i colpi a far male. Devi portare i colpi, andare a segno, li devi portare, due, tre. Andare a segno, capito? Non serve fare male. Allora, Vincenzo, bravo. Respira a bocca aperta. Ascolta. Respira. Devi fare il vuoto, capito? Devi stare sciolto con il colpo avanti. Sciolto, lo tocchi. Colpo forte. Alzati in piedi, capito? Alzati in piedi. Via, bravo. Dai. Sentila. Sciolto il primo colpo. Sciolto. Primo. Dai, stringi quei denti! L'angolo azzurro chiede a Picardi non tanto il colpo pesante, avete sentito, ma colpi in scioltezza, quelli che poi fanno punteggio, ma comunque Picardi mi sembra di poter dire che è in leggero vantaggio. È iniziata l'ultima ripresa, la terza, intanto mi ha raggiunto Andrea Locatelli, il presidente del comitato organizzatore dei grandi mondiali di Milano del prossimo settembre. Allora Andrea, davvero questa marcia d'avvicinamento al grande evento prosegue sempre meglio, ha visto che spettacolo stasera al Palalido. E caro Mario, ti ringrazio di questo, questo è effettivamente un dato molto incoraggiante, siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico milanese e avevamo questo auspicio, questo desiderio e stiamo lavorando in questa direzione, quindi speriamo di portare tanta gente ai prossimi mondiali di settembre. D'altronde se lo spettacolo è di questo livello è normale che poi il pubblico risponda alla grande. Intanto vedete che Picardi continua a cercare il colpo pesante, non ascolta poi più di tanto i consigli di Damiani e di Bergamasco. Spesso va vuoto, la tocca col destro Hernandez Gonzalez, che oltre al bronzo di Pechino è arrivato anche secondo alla World Cup, alla Coppa del Mondo di Mosca nel 2008, sempre, scusate il gioco di parole, a livello di pesi mosca. È un bellissimo incontro in effetti, Mario, vedi che c'è una grande partecipazione del pubblico perché Picardi è come sempre generosissimo, il suo avversario è di eccellente valore, quindi stiamo assistendo certamente a un incontro a livello dilettantistico ma di grande qualità. Certo. Anche Picardi ha partecipato, lo ricordiamo, alla World Cup, alla Coppa del Mondo di Mosca, arrivando terzo, combatte per le Fiamme Oro, allenato da Coletta e Caldarella. Certo che a 25 anni il pugile di Casoria, in provincia di Napoli, è davvero arrivato ormai a un livello che garantisce sempre ottimo spettacolo. È una delle stelle della nazionale azzurra, Vincenzino Picardi, che vanta, pensate, 77 vittorie, 35 sconfitte e 4 pari. Ormai siamo alle battute conclusive, manca circa mezzo minuto al termine della sfida. L'ultimo minuto di ogni round è ovviamente il minuto più duro, più faticoso. Andrea, mi sembra che comunque Vincenzo ne abbia ancora da spendere. Speriamo di sì, speriamo che sia in grado di portare a termine questo incontro con un risultato positivo per la nazionale italiana contro questi fantastici cubani. Comunque vi devo dire bravi, e voi del comitato organizzatore, perché avete con questi dual match davvero fatto una bella cosa. Intanto ottima performance anche di Picardi, a mio avviso l'ultimo round è stato più equilibrato, ma resto con un leggero vantaggio per Vincenzo Picardi. Vediamo cosa ne penseranno i tre giudici. Io sono d'accordo con te. Vediamo i giudici.
intanto voglio ricordare che a bordo ring c'è la moglie Silvia, la moglie di Giovanni Parisi, il caro amico, indimenticabile campione che purtroppo ci ha lasciato recentemente, e questa sera verrà assegnato anche il premio Giovanni Parisi al miglior pugile della serata, vero Andrea? Assolutamente sì, Giovanni è ancora con noi, è qui, e certo ci manca tanto, ma insomma abbiamo inteso appunto riconoscere al miglior. Ecco qui Silvia. C'è Silvia, l'immagine di Silvia bellissima. Attenzione. Ecco Vincenzo Picardi. Bene, Vincenzo, bravo, Picardi, bravo Vincenzo, bellissimo. Si aggiudica questo difficile confronto. Un ottimo inizio per la nazionale azzurra, almeno per questi incontri che vi trasmettiamo in diretta. In precedenza abbiamo avuto degli altri confronti con la vittoria di Alfonso Pinto su Daniel Mateglion Ramos, poi ci sono state tre vittorie dei cubani. E intanto è già pronto Andrea Paventi con Vincenzino Picardi. A te Andrea. Sì Mario, perché la soddisfazione è grande, ancora una volta una vittoria frutto del coraggio, della determinazione, questo fa parte del tuo bagaglio. Sicuramente ancora oggi c'è stato un grande cuore, come dice Damiani anche, soltanto che sicuramente ho sbagliato, che ho messo troppa forza nei colpi, però questo è frutto di una preparazione molto dura. Quindi ne ho risentito un po' adesso, penso la prossima volta sarò più short. Senti, qual è la condizione in vista anche poi dei mondiali di settembre? Basta questo Picardi per arrivare ad una medaglia? No, ci vuole ancora, purtroppo tocca lavorare ancora a testa bassa, e manca ancora almeno il 20% per arrivare ai mondiali. Ora l'unica cosa da fare è abbassare la testa e pensare sempre a lavorare. Grazie Vincenzo. Mario. Ottimo così, bravo Vincenzino, è stato comunque un buon incontro quello di Picardi contro un avversario di assoluto livello.